Benvenuti nell'angolo creativo della Fata Tuttofare. Oggi realizzerete insieme a me questa particolarissima blusa che ha tanti dettagli particolari che avrete già visto dall'anteprima. Io vi lascio intanto all'occorrente e poi ci vediamo al termine del tutorial. Ed è questo dunque il filato che ho utilizzato per il nostro progetto di oggi, il filato in LED Lux nella bellissima variante oro che andremo a lavorare con l'uncinetto del 5,5. Il nostro multiplo di lavorazione è di 10 più 5, quindi andrò a caricare 50 più 5 catenelle, 55 catenelle. Questo è il primo nodo e quindi non lo consideriamo, cominciamo a contare 55 catenelle. Una volta caricate le 55 catenelle, andiamo ad aggiungerne una che ci aiuta solo a girare per poter rientrare nella precedente, che è la 55esima, eseguire il punto basso sormontato da 2 catenelle ed eseguire in questo modo il primo di 5 punti alti. Quindi nelle 4 maglie successive andiamo a lavorare per ognuna un punto alto per avere un totale di 5 punti alti consecutivi. Il nostro punto di lavorazione in realtà si sviluppa in 2 sole righe che poi verranno sfalzate per ottenere un effetto un po' a diagonale del punto. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, contiamo 2 maglie di base, 1 e 2, ed entriamo nella terza, dove andiamo a lavorare un punto alto, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base, lavoro nuovamente un punto alto, quindi faccio una sorta di punto V dove tra una maglia alta e l'altra vado ad inserire 5 catenelle che appunto formano un archetto. Questo è il vostro modulo. 5 maglie alte e un punto V, chiamiamolo in questo modo. Quindi, riprendendo il filo sull'uncinetto e contando sempre 1 e 2 maglie di base, entro nella terza e ricomincio lavorando 1, 2 e 3 maglie di base, eccomi, lavoro di nuovo 5 maglie alte consecutive. E 5, fatta l'ultima maglia alta, nuovamente prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 1 e 2 maglie di base, nella terza andiamo a lavorare nuovamente il nostro punto alto separato dall'altro punto da 5 catenelle volanti, 3, 4 e 5 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e lavoro nuovamente un punto alto. Ed ecco che ho realizzato la seconda sequenza. 5 punti alti, 2 catenelle di base saltate, poi eseguiamo punto alto, 5 catenelle, punto alto. In questo modo procederemo per tutta la catenella di avvio. Quindi contando 2 maglie di base, entriamo nella terza e ricominciamo la sequenza dei 5 punti alti. E 5, questo è l'ultimo punto che andiamo a lavorare, poi prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 2 maglie di base e nella terza lavoriamo punto alto, 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle di separazione, di nuovo punto alto nello stesso punto. Ed ecco che abbiamo fatto di nuovo lo stesso modulo, che adesso appunto ripeteremo fino alla fine della catenella d'avvio. La riga di lavorazione andrà conclusa lavorando le ultime 5 maglie, quindi si apre con 5 maglie alte e si chiude con 5 maglie alte, ecco perché il multiplo è di 10 più 5, proprio per poter chiudere come in avvio. A questo punto abbiamo la riga numero 2, che è molto semplice. Sulle maglie alte faremo le maglie alte, quindi riparto con 3 catenelle che fungono da prima maglia alta, quindi vado sulla seconda, lavoro la seconda maglia, vado sulla terza, lavoro la terza maglia alta, vado sulla quarta e in ultimo sulla quinta e ho realizzato appunto 5 maglie alte che vanno a corrispondere alle 5 maglie alte della riga sottostante.
proseguiamo adesso andando ad eseguire 2 catenelle ed entrando nell'archetto formato dalle 5 catenelle andiamo a chiudere queste 2 catenelle con un punto basso e faccio di nuovo 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, mi sposto sulle maglie alte, lavoro nuovamente il blocco di 5 punti. Quindi faccio 5 maglie alte sulle 5 maglie alte sottostanti. Una volta lavorate le nostre 5 maglie, vado a lavorare sull'archetto sottostante. Quindi faccio 2 catenelle, entro nell'archetto, lavoro un punto basso, faccio di nuovo 2 catenelle e ricomincio la sequenza dei punti alti. Quindi rispetto alla riga sottostante noi continuiamo a lavorare i punti alti sui punti alti, mentre nella prima riga lavoravamo punto alto, 5 catenelle, punto alto nella stessa maglia di base, adesso passiamo su questo archetto lavorando 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 2 catenelle e quindi punti alti su punti alti. E questa è la vostra riga numero 2. Quindi terminata la riga numero 2, ricominciamo dalla riga numero 1, però come detto andiamo a sfalsare la lavorazione. Quindi vado a ripartire con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, volto il lavoro e vado nella maglia numero 3. Quindi delle maglie alte vado a prendere quella al centro e qui vado a lavorare, come facevamo nella riga numero 1, il nostro diciamo punto V formato dalla maglia alta, da 5 catenelle di separazione e di nuovo da una maglia alta lavorata nella stessa maglia di base. Quindi questo lo abbiamo spostato al centro delle maglie alte. Quindi procediamo adesso dovendo lavorare le maglie alte, che sono sempre 5, e le lavoriamo in questo modo. In questo spazio, 2 le lavoriamo nell'archetto formato dalle catenelle, una sul punto basso e 2 nell'altro archetto. Quindi lavoro il primo punto alto, il secondo punto alto nello spazio delle 2 catenelle, il terzo lo lavoro sul punto basso e le altre 2 nell'archetto sempre formato dalle 2 catenelle. Quindi come vedete io ho lo stesso motivo, soltanto che appunto è sovrapposto in modo diverso e procedo in questa maniera. La riga è appunto la riga numero 1, quindi rispetto alle 5 maglie sottostanti vado al centro, quindi sulla terza, e ripeto nuovamente punto alto, 5 catenelle di separazione e di nuovo punto alto, lavorato nello stesso punto di base. Quindi prendo il filo sull'uncinetto e vado nello spazio successivo e lavoro qui le mie 5 maglie. Una e due nel primo archetto, una sul punto basso e 2 nell'altro archetto e procedo completando anche questa riga. La nostra riga di lavorazione si concluderà lavorando sempre il nostro punto V nella terza maglia e nell'ultima lavorando il punto alto. Vi ricordo che nello stesso modo ci siamo riavviate, quindi abbiamo fatto il punto alto e il primo punto V, sempre nella terza maglia disponibile. A questo punto ricominciamo il nostro lavoro con 5 catenelle, 3 che fungono da prima maglia alta e 2 come catenelle di separazione, quindi per un totale di 5, e andiamo a lavorare nello spazio dell'archetto il punto basso, come abbiamo fatto nella riga numero 2. Eseguo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i punti alti sui punti alti. Questo significa che noi lo sfalsamento delle righe lo andiamo ad eseguire ogni 2 righe di lavorazione, quindi dobbiamo fare in modo di avere questo gruppo di 5 maglie alte sviluppato per 2 volte, come sto facendo in questa riga, vedete? Quindi la riga numero 1, la riga numero 2, ho ripetuto la 1, sto ripetendo la 2. Nella prossima sfalsiamo ancora. Quindi vado a lavorare punto su punto le maglie alte. Quindi riprendo il mio filo e continuo a lavorare 5 maglie alte sulle 5 maglie alte sottostanti. 3, 4 e 5. E poi lavoriamo le 2 catenelle, il punto basso nell'archetto, di nuovo 2 catenelle e ricominciamo la riga dei punti alti.
sono le ultime 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, chiudiamo con il punto alto sul punto alto sottostante e anche questa riga è conclusa. Adesso, dopo aver fatto le prime 2 e le successive 2, sfalziamo nuovamente. Questo significa che dovremo ricominciare coi punti alti e lavorare l'archetto sui punti alti successivi. Quindi ricomincio con 3 catenelle, quindi vado a lavorare un totale di 5 maglie in questo spazio. La prima l'ho fatta, quindi nell'archetto ne lavorerò una sola, altrimenti poi me ne trovo 6. Una la lavoro nel punto basso e 2 nell'archetto successivo per avere sempre un totale di 5. Vedete, ho sempre 5 punti alti, 2 in questo archetto, 1 sul punto basso, 1 nell'archetto, 1 con cui mi sono riavviata. Poi ovviamente andiamo a ricominciare la riga numero 1 sempre nella terza maglia disponibile. Vedete, abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella terza, quindi in quella al centro, e lavoro nuovamente il mio punto alto con le 5 catenelle di separazione e di nuovo il punto alto nella stessa maglia di base. Quindi andrò negli spazi successivi e proseguirò lavorando 2 maglie alte negli archetti e una sul punto basso, sempre per un totale di 5, alternando in questo modo la riga 1 e la riga 2 e andando a sfalzare queste righe ogni 2 giri, andrete a costruire il vostro pannello. Questo è l'effetto bellissimo che il nostro punto sviluppa. Come vedete, sfalzando le righe otteniamo un effetto diagonale veramente molto molto raffinato. Il mio pannello in questo momento è 45 di larghezza per 55 di altezza. Avviamo il secondo. Il numero di catenelle è lo stesso, quindi nel mio caso 50 più 5, e andremo a ripetere le stesse righe di lavorazione, soltanto che ci fermiamo più o meno a metà pannello. Questo dunque è il pannello numero 2. Il primo l'abbiamo realizzato e messo da parte, corrisponde al davanti della nostra maglia. Questo invece corrisponde al dietro. Una volta sollevata di circa 30 cm, andremo adesso a fare una suddivisione per i restanti 20. Lavoreremo cioè le stesse righe in andata e ritorno, soltanto su 2 metà distinte. Quindi ho ricominciato la mia riga di lavorazione e quindi adesso mi trovo al centro del mio pannello. Ho fatto le mie 2 catenelle, ho lavorato il punto basso nell'archetto, di nuovo 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, adesso dovrei lavorare il gruppo da 5 maglie alte, ma lavoro solo la prima, in modo da poter fermare le mie catenelle, e a questo punto torno indietro lasciando libere quindi le maglie alte. Vedete, qui al centro c'è il marker che mi segna la metà. La stessa cosa poi farò dall'altra parte. Lavorerò da questo punto al termine della riga facendo delle andate e ritorni in modo da liberarmi di fatto lo spazio di 3 maglie alte. Quindi ricomincio sempre con 3 catenelle che fungono da prima maglia alta. Questa è la riga in cui vanno sfalzati i punti. Quindi ricomincio lavorando il punto alto nello spazio delle 2 catenelle, il punto alto sul punto basso e le rimanenti 2 maglie alte nell'altro archetto. Lavorata la prima metà, andremo adesso a riprendere il nostro uncinetto e a lavorare nello stesso modo la seconda. Quindi ricarico un'asola sull'uncinetto, rientro nel primo punto alto e lavoro un punto alto sul punto alto. In realtà qui devo fare 5 catenelle perché ho l'archetto, quindi faccio 3 catenelle come primo punto alto più 2 catenelle di separazione. Entro nell'archetto, lavoro il punto basso e seguo poi 2 catenelle, quindi vado a lavorare il gruppo di 5 maglie alte. Quindi aggiungo le mie 2 catenelle, vado ad eseguire il punto basso nell'archetto, di nuovo 2 catenelle e procedo fino ad arrivare al marker.
incorporo nell'archetto 2 catenelle. A questo punto siamo arrivati nel blocco delle 5 maglie. Avevamo lavorato la prima e adesso lavoriamo l'ultima in modo da lasciare libere le 3 centrali. Quindi lavoro un punto alto sul punto alto e da questo momento in poi torno indietro e lavoro la seconda metà. Terminati dunque i 2 pannelli, questa sarà la vostra scollatura. A questo punto prendiamo il pannello principale e cominciamo ad assemblare. E messi uno di fronte all'altro i 2 pannelli, provvediamo adesso ad eseguire la cucitura. Per quanto riguarda la cucitura, non potrà riguardare interamente questa sezione perché non avremo lo spazio per l'indosso, quindi per la testa. Andremo a cucire all'incirca metà di questa fascia, dipende poi da quanto avete fatto e largo il vostro pannello. Calcolate più o meno che per quanto riguarda lo scavo, a seconda che vogliate una maglia con lo scollo più chiuso o più aperto, possiamo andare dai 22 ai 30 centimetri. Quindi io andrò a cucire all'incirca una decina di centimetri su questa spalla e una decina sull'altra, lasciando sgombra questa parte in modo che possa avere la facilità di indosso. Terminate le cuciture sulle spalle, come potete vedere ci siamo lasciati giusto quel pezzettino necessario per l'indosso e anche per avere una scollatura più morbida. Alla fine andremo a ripuntare qui il nostro uncinetto e andremo a creare una catenella abbastanza lunga comunque per poter fare la chiusura magari proprio con un fiocchetto, oppure se preferite potete utilizzare dei nastri. Quindi una volta uniti tra di loro i 2 pannelli restano 2 passaggi fondamentali. Innanzitutto quello della cucitura, che andremo a fare lateralmente lasciando alcuni centimetri per lo scalfo della manica. Andrò a procedere con ago e filo anche di lato e una volta cucito anche lateralmente la mia blusa andrò a riavviare le maniche. Una volta terminate le cuciture andiamo a realizzare le maniche. Sono delle maniche un po' particolari, un po' diverse dal solito, semplicissime da fare. Per quanto riguarda la manica, volendola enfatizzare così come ho fatto, perché creiamo una sorta di piccolo volant, quindi una manica molto morbida, sono andata a lasciare una profondità di 25 cm, quindi veramente molto molto ampia, perché in questo caso il taglio della manica va a conferire un aspetto davvero singolare alla nostra blusa. Questo dunque è il nostro scalfo e le maglie disponibili, come vedete, sono tutte in orizzontale. Quindi devo andare a prendere le maglie dal terzo punto alto. Allora, vi faccio vedere bene. Questo è il mio scalfo. Questo qui. Conto 1, 2 e entro nella terza maglia alta e sulla terza maglia alta mi fermo. Quindi io non lavoro tutto il mio spazio, quindi di solito si lavora, si chiude col punto bassissimo, si ricomincia. Io invece andrò a realizzare delle righe in andata e ritorno, quindi parto dal terzo punto alto, mi chiudo sul terzo punto alto e torno indietro, non occupando per niente la parte inferiore dello scalfo. Quindi riparto con una catenella, conto 1, 2 e rientro nella terza maglia. Faccio il primo punto alto e lavoro 2 punti nella prima barretta. Piuttosto mettiamo qualche maglia in più, non qualche maglia in meno, perché dobbiamo creare comunque una manica che si arricci leggermente. Quindi in ognuna di queste maglie andiamo a lavorare 2 punti alti. Completato in questo modo la mia riga di lavorazione, quindi questa è la parte inferiore dove si trova la cucitura, quindi ho saltato 3 punti da una parte e 3 punti dall'altra. Faccio l'ultimo punto disponibile qui
e torno indietro, quindi come vedete lasciamo sgombra la parte inferiore del nostro sottomanica. A questo punto giro facendo innanzitutto 3 catenelle che sostituiscono il mio primo punto alto e rifaccio il percorso all'indietro ma creando degli aumenti. Quindi vado a fare 2 punti alti, nel terzo punto inserisco un aumento. Di nuovo lavoro un punto in una maglia, un punto nella maglia successiva, 2 punti nella terza, quindi entro 2 volte nello stesso punto di base lavorando 2 maglie alte. In questa maniera andiamo a creare appunto le onde che vanno a dare un maggiore volume alla manica, quindi creando un piccolo volant non eccessivamente vistoso. Infatti poi questa è anche l'ultima unica riga di aumenti, quindi andiamo a lavorare, vedete, punto alto e aumento, punto alto e l'aumento nella maglia successiva. Completata questa riga chiaramente si tornerà indietro e andremo a lavorare altre 2 righe di punti alti, ma lavorando i punti così come si presentano. Questa è la vostra manica, come vedete abbiamo saltato la parte inferiore dello scalfo, quindi abbiamo fatto delle righe di andata e ritorno. Per evitare che la manica resti troppo volante, a questo punto andiamo ad eseguire una semplicissima cucitura. Con il pezzettino di filo che mi è avanzato andiamo a fare questo semplice passaggio. Vado quindi ad appoggiare il lato del volant sulla maglia stessa, in questa maniera. Adesso vi faccio vedere. Questa è la vostra manica, io la vado a cucire così. Questa è la cucitura della maglia, io vado parallela alla cucitura, però ovviamente non ci vado sopra perché la cucitura è sempre distanziata da queste 2 maglie che noi abbiamo lasciato, e vado a cucire in questa maniera. Quindi vado a cucire tutta questa parte, mi appoggio alla maglia. In modo che la manica in questa maniera risulti come perfettamente integrata al pannello della maglia stessa. Vedete, quando avrete finito la cucitura, la vostra manica sarà completamente attaccata. Vedete, rispetto a questa che va in giro, in questo modo rimane più integrata e quindi è perfetta. Quindi ripiego anche quest'altra metà, vado a fare l'ultima cucitura e intanto ho preparato i 2 laccettini dietro, che sono semplicemente delle catenelle la cui lunghezza la valuterete in base al vostro gusto, e a questo punto non mi resta che farvi vedere il capo indossato e quindi capire la sostanza del nostro progetto di oggi. Ed eccoci dunque al termine del nostro progetto. La blusa di oggi è davvero molto particolare, pur rimanendo un capo semplice, perché ha tante componenti che la rendono unica, però non troppo banale, nel senso che eseguire un progetto facile non significa avere un progetto insignificante, tutt'altro. Innanzitutto ho fatto lavorare per me questo splendido filato, questa fettuccia, perché sfruttando la componente lurex e quella sfumata ho senz'altro cercato di far valere la bellezza del filato, semplificando altri passaggi, come per esempio la scelta del punto, che ha la sua bellezza, ma come vedete è anche molto semplice. Come semplice la lavorazione a pannelli, quindi basterà avviare la catenella tanto quanto la metà della vostra circonferenza, in modo che l'unione dei 2 pannelli faccia il totale della vostra circonferenza. Quindi anche l'adattamento delle taglie è notoriamente più semplice quando si lavora in questo modo. La caratteristica particolare qual è? Innanzitutto quella di aver lavorato 2 pannelli leggermente diversi, il davanti più chiuso, più castigato se vogliamo, e un dietro senz'altro più audace. Io adesso ho messo una canotta molto alta, in realtà la scollatura è meno profonda di quella che si potrebbe pensare. Mi giro, ve la faccio vedere.
Adesso, come vedete, è una canotta veramente altissima, ma una canotta normale è anche leggermente più bassa di questa, quindi potete vedere la profondità della scollatura, che è senz'altro importante. Canotta che comunque alto o bassa sarà indispensabile, perché la trama del lavoro comunque richiederà l'ausilio comunque di un top o di una canotta a seconda del vostro gusto, che possa essere bianca, color pelle, piuttosto che nera. Io ho scelto il nero in questo momento perché poteste meglio vedere l'effetto del punto di lavorazione. Quindi, a seconda del vostro gusto, potrete fare due pannelli perfettamente uguali, quindi togliendo totalmente il discorso della scollatura o riducendola, facendola un pochino più corta in modo che non sia troppo profonda. Poi questi sono tutti quei dettagli che vi aiuteranno a personalizzare e a rendere unica ed originale questa blusa. Per quanto riguarda invece la manica, avete visto, l'abbiamo realizzato in un modo un pochino insolito, lasciando libera la parte inferiore dello scalfo e lavorando questa sorta di volant che poi abbiamo ricucito in modo che aiuti a dare una sorta di allungamento della figura. Poi ovviamente potete fare un giro in più, un giro in meno, poi sono appunto tutti quei dettagli che vi aiuteranno a rendere questo capo unico ed originale. 200 grammi di filato lavorati con l'uncinetto 5,5 per una taglia 42. Spero di avervi dato tutte le indicazioni utili, ma soprattutto uno spunto creativo da cui partire per creare la vostra blusa ideale. Grazie per avermi seguito e alla prossima!